mettiamo in diretta. Domenica intorno alle 6:30. Ah, possiamo? Sì. No, diciamo che allora ci siamo, do il benvenuto a tutti alla libreria. Io ci sto, perdonatemi, mi alzo e così riesco a parlare anche con le persone che sono indietro. Non ci aspettavamo tanta gente, siamo davvero molto contenti. Questa è una presentazione, chiamiamola presentazione canonicamente, ma sarà sicuramente qualche cosa di diverso e lo potremo dire a fine serata. Perché inizio io da padrona di casa. Questa libreria che è stata scelta per fare la presentazione dell'agenda Labodif è una libreria molto particolare, non è solita. Sicuramente al mondo ce ne saranno pochissime, si conteranno sulle dita di una mano, perché noi abbiamo aperto quando tutte le librerie a Napoli chiudevano, ma non solo a Napoli, in tutto il mondo, Parigi, Londra, ovunque chiudevano le librerie, non si leggeva più, nonostante si scriva tantissimo, nonostante ci sia una produzione di libri allucinante, ma le librerie chiudevano, i libri non si vendevano. Per cui noi stoici abbiamo deciso, cittadini di Napoli, ma anche del mondo, e dopo vi spiegherò perché, di aprirci la nostra libreria da soli. Da un post scritto su Facebook, se la libreria ce l'aprissimo noi, abbiamo risposto in 100 io ci sto. Dopo 20 giorni questi 100 si sono incontrati qui al Vomero, nella saletta dedicata a Silvia Ruotolo, alla quinta municipalità. Ci siamo conosciuti, ci eravamo interfacciati soltanto su Facebook attraverso questi post, ci siamo stretti la mano e abbiamo capito che questa avventura poteva andare avanti, perché ognuno di noi aveva qualcosa da donare a questa libreria. Quindi adesso sono quasi 8 anni e mezzo che la libreria è aperta, è diventata un baluardo, ma io dico anche un bastione. Dopo di noi hanno aperto tantissime altre librerie, si sono resi conto che le librerie potevano sopravvivere a questa moria di vendite inventandosi altre cose. Qual è stata la nostra forza? Quella di essere tutti volontari, ci siamo costituiti in un'associazione e la campagna associativa è partita proprio in questi giorni, quindi se volete potete diventare anche voi proprietari della libreria di tutti, sottoscrivendo un'associazione che ha il valore di 50 euro annui, quindi io dico sempre poco più di 4 euro al mese, niente, per avere poi una serie di benefici, tra cui quella di venire a fare i librai nella vostra libreria. Io quando ne parlo tutti quanti mi dicono: ma perché hai una libreria? E io non so rispondere sì, no, ni, perché alla fine questa libreria è anche la mia, com'è di tutti quelli che vengono qui, perché noi ci lavoriamo qui. Dicevo, il nostro valore aggiunto qual è stato? Quello di aver lavorato con i libri, perché siamo comunque un'attività economica, ma anche di aver lavorato intorno ai libri, quindi aver fatto tantissimo con e attraverso i libri. Una delle nostre costole è Io ci sto per gli altri, rappresentata da questa signorina in verde acido. E i nostri libri vengono distribuiti nell'ovunque, facciamo laboratori incredibili e tutto questo da parte nostra, diciamo quasi a titolo gratuito, per aiutare la libreria. Lavoriamo con centri sociali, quale la tenda, la sanità, abbiamo costituito scaffali solidali negli ospedali, lavoriamo con le carceri, portiamo libri e scatole intere negli ospedali come nelle carceri. Doniamo la voce per il libro. La voce con l'Univoc, lavorano delle nostre socie con l'Univoc, donando la loro voce appunto per l'Unione Ciechi. Abbiamo dei libri, mi sembra che ci sia ancora lo scaffale dei libri in Braille, perché spesso sono state fatte, organizzate anche presentazioni con chi usava la lingua dei segni. Questo per farvi capire un pochino la nostra organizzazione, ma non è neanche la decima parte di quello che facciamo. E poi ci siamo inventati, ognuno di noi aveva un sogno e se l'è inventato l'ha portato avanti con l'aiuto degli altri, quindi tornei mai fatti in Italia come il torneo di Harry Potter, abbiamo fatto 2 edizioni, torneo 3 maghi più 1, e mi fa i gesti da lì dietro, ma l'avrei lasciata per ultimo, scocciante questo direttore,
che si è inventato, invece è inventato, non si è inventato nulla, perché esiste ovunque, ma una libreria che abbia un suo magazine, una newsletter che parte ogni mese e che arriva a migliaia di persone, non so quante ce ne siano in Italia. E quindi se volete potete lasciarci la vostra mail, o meglio andare sul sito di Io Ci Sto, troverete una pagina dedicata alla librellula, perché è così che si chiama la nostra newsletter, che esce tra le altre cose due volte l'anno in forma cartacea ed è anche bellissima se la volete acquistare e regalare. Quindi campagna associativa, l'ho detto, librellula, l'ho detto, tutte le nostre iniziative. Una delle nostre iniziative più belle, credo, inizio anno abbiamo proprio iniziato alla grande con la presentazione di Labodif. Io parlo di agenda, ma alla fine se siete qui sapete che Labodif è un mondo, non è una semplice agenda. È chiaro che noi come attività economica ci aspettiamo di vendere quella, per noi è necessario, ma dall'altra parte speriamo che questa serata, anche attraverso la diretta che stiamo facendo, che andrà sui nostri canali YouTube, sul canale, ci sono già 25 persone che la stanno vedendo in diretta, quindi figuriamoci dopo in streaming quante altre la è registrata, quante altre la vedranno, e speriamo che il mondo di Labodif possa toccare ognuno di voi così come ha toccato me. Quando mi è stato proposto, io oramai ho presentato migliaia di libri, veramente nella mia vita ne ho presentati tantissimi, e quello che mi è sempre piaciuto è il fatto che anche dal più brutto mi poteva arricchire, pensando alla bruttura del libro, a quello che non avrei fatto. E poi ho smesso un po', ho un po' rinunciato a fare tante presentazioni, avevo altre cose da fare, un poco scelto. Questa volta sono stata scelta, è stato bellissimo perché una nostra socia, consigliera della libreria, mi ha chiesto se volessi presentare, sapendo la mia sensibilità sul tema, e io immediatamente le ho risposto di sì, mi sono un po' buttata a capofitto. Poi quando mi sono messa a studiare, come faccio sempre per cominciare una presentazione, mi sono resa conto che questa cosa avrebbe toccato tutte le mie corde, e ogni volta che leggevo un articolo, ogni volta che guardavo una pagina di Labodif, ogni volta che sentivo una parola su questo argomento, mi sono sentita veramente come se fossi stata accarezzata ed abbracciata. Io ho scritto un libro sulla violenza di genere, perché vi dico questo? Perché sono andata in decine e decine e decine di scuole a parlare di violenza di genere, ma non avevo mai parlato nei termini che sono stati usati da una delle fondatrici di Labodif, Gianna Mazzini. Io ho sentito il TED, Gabriella mi aveva consigliato, se non lo avete sentito, ascoltatelo, lo trovate sulla pagina Facebook, e lì veramente è stata un'altra illuminazione, come, e loro lo dicono, come cambiare la prospettiva delle cose. Io penso sempre, e lo dico spesso, che tutte le cose vanno guardate da diversi punti di vista. Noi siamo strutturalmente fatti per guardare in maniera verticale, diretta. Le donne riescono ad avere uno sguardo un po' più circolare, però il cambiamento di prospettiva non è per tutti. Con Labodif invece questo cambiamento di prospettiva c'è stato, ascoltando solo quelle parole. Quindi mi immagino che stasera veramente sarà qualcosa di incredibile, si creeranno emozioni. Io mi aspetto che stasera Gabriella, Susi e Tiziana, che vi presento adesso come allieve, non hanno voluto dirmi cosa fanno nella vita, non mi hanno voluto dire, no, ci devi presentare come allieve del laboratorio Labodif. E quindi da chi partiamo? Inizio io. Inizi tu, con Gabriella. Sì, sentite. Salve, allora buonasera, io sono Gabriella Noto, sono qui con Susi Luise, Tiziana Cristiani, come diceva bene Federica, siamo allievi della scuola Labodif, laboratorio sulle differenze. Allora, innanzitutto devo ringraziare con uno sguardo, perché qui davanti a me che mi guarda, Maria Rosaria Lanza, che ha fortemente voluto aprire le porte di Io Ci Sto,
alla presentazione dell'agenda libro Labo Diff del 2023. E ringrazio anche Federica per il tempo che ha voluto, diciamo, investire nel conoscerci, nel voler capire, e anche per la delicatezza con cui ha deciso di farlo. Ci tengo particolarmente a dire a voi tutti che quello che noi facciamo stasera avviene in un modo particolare, perché Labodiff, che è anche un istituto di ricerca e formazione, nonché una pagina di comunicazione social molto particolare e peculiare, che si occupa specificamente di differenza, a partire dalla differenza tra maschile e femminile, propone soprattutto un modo di fare le cose. E noi siamo oggi qui... Ho paura che non funzioni il microfono. Bene. No, no, lo deve mettere più vicino. Più vicino? Ok. Noi siamo oggi qui in... Adesso l'ha spento. Adesso acceso. Okay. Sì. Questo un po' No, è perché ha appoggiato il dito. Questo funziona meglio. Ok. E noi siamo qui oggi come allieve mandate dalle fondatrici di Labodiff, che sono Gianna Mazzini e Giovanna Galletti, donne che vengono da contesti fra i loro diversissimi, una regista, una economista, che 20 anni fa si lanciano in questa avventura e creano Labodiff. Siamo state mandate dalle nostre maestre come allieve della scuola Labodiff residenti a Napoli, ugualmente è accaduto in tante altre città d'Italia, sempre presso librerie indipendenti che rappresentano sprazzi di un futuro, di speranza, di possibilità. In altre città d'Italia, altre allieve hanno organizzato questa presentazione dell'agenda libro Labodiff, nell'idea per noi fondamentale che quello che si fa in relazione, necessariamente. La scuola offre, in questo momento, è una scuola che ha proprio delle classi, dalla A alla X, arriviamo alla X adesso, quindi ha proprio delle classi, e la scuola e Labodiff offrono soprattutto l'idea che sia importante acquisire rispetto alla realtà una postura che consenta a ognuno, nella creazione di valore per ognuno e nell'esaltazione delle differenze, di vivere in presenza, perché abbiamo tutti la preoccupante tendenza a vivere senza esserci davvero. Labodiff ci ricorda che è possibile fare presa sulla realtà attraverso una postura particolare ed essere presenti nel momento, non accontentarsi di un'esistenza che fa tic-tac, che io non ci sono, io mi perdo i momenti, io manco clamorosamente a un appuntamento, all'unico appuntamento a cui devo essere presente, che è l'appuntamento con me, in aderenza a quello che io sono. In questo senso, eccoci qua, l'agenda libro è uno strumento eccezionale, è uno strumento ed è un'opera, perché nell'agenda in primo luogo troviamo una autorialità. Parliamo di agenda libro perché l'agenda riporta frasi, pensieri, poesie bellissime che sono state scritte dalle nostre fondatrici, quindi da Gianna Mazzini, da Giovanna Galletti. Quindi c'è un primo seme di autorialità e di ingegno. C'è un ulteriore seme fondamentale, la presenza di 12 madri, 12 donne straordinarie, che vengono scelte a darci, a suggerirci una postura per ogni mese. E quindi ci sono frasi, citazioni, spunti che provengono da queste donne. E questa è la prima relazione tra le nostre fondatrici e queste donne. Per esempio, mi piace, insomma, giusto così rientrare un po' nel tema, vi dico un po' chi sono le madri di quest'anno. Allora, io ci sono scrittrici famosissime e meravigliose, c'è Clarice Lispector, c'è la stupenda Serena Williams, cioè so che c'è una tennista appassionata, c'è Maria Zambrano, ma quest'anno ci tengo particolarmente a dirvi, perché sono stata molto felice, c'è Raffaella Carrà, con delle sue frasi molto belle e significative. Quindi questa è la prima relazione che io vedo esistente tra le nostre fondatrici e le madri Labodiff. Con queste frasi
chi la utilizza, l'utilizzatore ignaro, che giustamente deve segnare che i bambini vanno dal dentista alle 5 del pomeriggio e che domani viene l'idraulico, può però dialogare, può costruire una relazione, magari sottolineare, magari c'è un asterisco, c'è una stellina, ma tanto basta perché ci sia un momento di presenza. Insieme a questa relazione, l'agenda suggerisce la possibilità di fermarsi, di portare un frammento della propria realtà, un fiore che si è colto su un prato, una frase di un film, una allieva mandò una, sapete le etichette delle bustine del tè? Abbiamo una foto stupenda, l'etichetta della, del tè sulla pagina, un momento intimo, ha mandato questa foto che ci ha fatto sentire molto partecipi, no? Quasi con lei nella stanza, in un momento di quiete. La relazione fra le madri, fra le nostre maestre, fra gli usufruitori, è sicuramente la prima delle meraviglie di questa agenda. La seconda della quale vi vogliamo parlare è quella della possibilità che l'agenda sia un'esperienza per chi la utilizza, sia pasticciata, sia scritta, sia sottolineata. Dal punto di vista tattile e fisico è stata scelta una carta molto corposa, assorbente, molto bella. Chi è un po' grafomane, non so se c'è qualche grafomane, ci sarà sicuramente, potrà scrivere con piacere, chi ha il piacere di disegnare. In questo senso la possibilità di pasticciarla consente di giocare, di tornare un po' bambini, di prendersi uno spazio per uno scarabocchio, e quello scarabocchio cresce, la frasetta sottolineata diventa una parola aggiunta alla piccola poesia, tanto che sappiate che esiste un contest, e questa è una cosa che veniamo insomma a raccontarvi. C'è un contest che si chiama Pagine Labodist, perché questi scarabocchi, queste paroline, queste sottolineature sono diventate qualcosa di così meraviglioso, incantevole e potente da creare l'esigenza di essere rappresentate. E vi abbiamo portato, e adesso ve le mostriamo, un po' delle pagine Labodist degli anni scorsi. Poi parliamo bene del contest. Intanto però mi stacco da questo microfono, così distribuiamo un po' a voi pubblico, le facciamo vedere a Maya, anche a casa, a chi ci segue, le pagine Labodist. Io, se posso intervenire mentre distribuite, il punto di partenza di questo laboratorio è stato proprio quello dell'importanza della parola. Credo che, almeno da quello che ho letto, da quello che mi auguro che Gabriella o Tiziano, Susi, lo vogliano spiegare, siamo in una libreria, la necessità anche di volerlo raccontare, l'agenda in una libreria. E perché poi, prima produzione, fare un'agenda? Proprio perché quando parliamo, spesso e volentieri non diamo importanza alle parole che usiamo, mentre invece il laboratorio, la formazione si basa proprio su questo. I corsi che fate di formazione credo che abbiano ad oggetto proprio almeno qualcuno il giusto uso della parola. Gianna parte dal presupposto, dice la realtà non è neutra, mentre noi invece ne parliamo come se fosse neutra. Sicuramente vorrei solo dire sull'uso della parola che la scuola ci invita a distinguere le parole e le parole corpose. La parola corposa, nel momento in cui viene pronunciata, acquisisce la capacità di trasformare la realtà, non può essere diversa da quella che è immediatamente significativa. E vivere in... essere in relazione con quello che l'agenda scrive, l'agenda è carica di parole corpose, di frasi che sono delle pietre che risuonano nella coscienza, nella mente, che si portano dietro, no? C'è una allieva, una mia compagna di classe, Labodif, che una volta mi disse durante una lezione: ma che vuole questa agenda da me? Perché nel suo vivere, nel suo sfogliarla, lei si sentiva quasi perseguitata, interrogata, in momenti di pungolata, ecco. Ma che vuole l'agenda da me? Perché? Perché l'agenda contiene parole corpose, parole che non si possono ignorare, che esistono nel momento stesso in cui vengono dette e trasformano la realtà, lo sguardo, e creano consapevolezza.
Ed essere a contatto in relazione con parole corpose insegna a scriverle, a pronunciarle, a pensarle. E questo è un cambio di postura, che poi è quello che a noi interessa. Cioè la creazione di una vita che esiste perché ha valore, perché ha più valore e più presenza. Lo facciamo con solo un'agenda, ma forse non è solo un'agenda. E per questo mi piace farvi vedere queste pagine, perché in un certo senso ognuno di noi ha una vita da scrivere, ma di più ognuno di noi ha una vita da disegnare. Maria Rosaria, hai preso la mia pagina preferita. Leggila, sì. Perché è una poesia bellissima. Sono una frase molto bella. Mi si è rotta l'ultima penna stilografica. Ora finalmente sarò costretta a usare quella bella, quella che non usavo per paura che si rompesse. Finché il superfluo non andrà in frantumi, il necessario non comparirà. Questa non è una poetessa, questo è uno di noi, sì. Che insomma, ispirato, ha deciso di scrivere questa frase di immenso valore. In realtà, anche questa pagina è bellissima. Allora, questa è una soglia. Ne parlavamo l'altro giorno, all'inizio dell'anno nuovo. Questo è un 31 dicembre e un 1 gennaio ed è una soglia. Il disegno meraviglioso è di Tiziana, che è qua con noi. E come ci siano, la continuità si continua, si va avanti. L'agenda di quest'anno inizia con una virgola. Ora, su quella virgola ci siamo scatenate tutte noi allieve, però è un racconto del reale, no? Non è che il 31 dicembre abbiamo cambiato pianeta, abbiamo questa, anche queste le cesure non esistono, noi dobbiamo tenere insieme la vita. E il tenere insieme gli appuntamenti, quelli di cui parlavamo prima, e l'idea di un tempo personale è un'altra delle grandi caratteristiche di questa agenda. Non sempre troverete che c'è scritto lunedì, martedì, mercoledì, a volte c'è lo spazio bianco, ci sono le note, a volte i giorni non ci sono più, ci rimane magari soltanto la data, e ogni paginetta è divisa in un tempo cronos, quello che ci mangia, e in un tempo kairos, che è un tempo soggettivo che scorre in un altro modo, nell'idea che sia importante vederli, cronos e kairos, tenerli insieme, perché non c'è niente da fare, non si sfugge al fatto che c'è la riunione di lavoro, non dobbiamo sfuggire alla riunione di lavoro, non dobbiamo buttare via il fatto che ci sono delle cose che sono un po' così, ma noi quelle cose un po' così possiamo guardarle di traverso, possiamo guardarle in un altro modo, possiamo esserci davvero. Sul tempo kairos e il tempo cronos, Maria Rosaria ci aveva dato una bella, ci aveva fatto un regalo importante, ci vuoi dire qualcosa? Allora, in uno dei dialoghi che abbiamo avuto per organizzare questa serata, è stata una delle cose che mi ha colpito di più quando ho iniziato ad usare l'agenda. E proprio la possibilità finalmente di vedere distinto quello che è il tempo sociale, il tempo del dovere, il tempo scandito dall'orologio comune, da quello che invece appunto è il tempo di ciascuno di noi e ognuno di noi poi se lo vive a modo suo. Ed è stata la possibilità anche di spiegare a mio figlio l'importanza dell'orologio, perché io ho un figlio che non ha assolutamente idea, cioè non si piega all'uso dell'orologio, ecco, diciamolo proprio, e fargli capire che bisogna rispettare gli appuntamenti, che esistono gli appuntamenti, che la vita sociale si basa appunto su Cronos. Per me è stato un problema serio, fin quando mi ha aiutato l'agenda Labodif. Fargli vedere nero su bianco che oggettivamente lui aveva ragione, esistono due tempi,
E quindi, così come gli altri, io per prima sono tenuta a rispettare il suo tempo e lui il mio, così però esiste un tempo sociale che dobbiamo rispettare entrambi, proprio per permetterci di comunicare con gli altri, perché poi la base della comunicazione è anche prendere un appuntamento come quello di stasera, no? Ci ritroviamo qua, sapevamo tutti quanti che il tempo comune iniziava alle 18. E quindi è stata una delle, diciamo, dei primi regali che mi ha fatto la Bodif. E poi è un crescendo, quindi io stasera mi sto godendo la vostra presenza veramente come un regalo di Natale posticipato. Grazie. A te sempre. Grazie, veramente. Volevo ancora dire qualche parola sempre su questa, sulle particolarità nascoste in questa agenda, dicendo che l'apparenza farebbe pensare a dei pezzi sparsi, quindi a frasi che vengono messe lì un po' così, molto evocative, ma appunto dei pezzi sparsi. In realtà c'è una composizione, un percorso continuo che porta poi alla creazione di una vera e propria poesia. Ogni mese inizia con una frase e poi appare alla fine dell'anno la poesia. Vi leggo quella dell'anno scorso, questa è la mia agenda, bellissima. Aspettate che ve la cerco. Eccola qua. Eccola. Fede, la vuoi leggere? Dai, prestaci la voce. Vai. Può andare vicino a Federica, che dici? No? Jeff, sai? Va bene, scusa, no, va bene. Vai. Ecco come sono, quando ci sono, imparo le curve, la magia, il desiderio di stare nella vita, radici e fiori, capace di alzare il cielo. Grazie. Grazie mille. Grazie. Quindi questa è la poesia dell'anno scorso. Che appunto nasce da tutte le parole iniziali di tutti i mesi. Vi leggo anche quella di quest'anno. Eccola qua. Ora, fare spazio proprio lì. Sentire cosa no, cosa sì. E non importa, anche se non so. Perché desiderare è la mia intelligenza ed essere è il mio capolavoro. Parole che, diciamo, veramente significano molto e risuonano forte. Penso che è una risonanza che sentiamo tutti. Le agende sono una con l'altra in relazione fra di loro, in relazione, in percorso con le pagine che vengono anche inviate da tutti gli usufruitori, da chi lo utilizza. Ok, in questo torno appunto a parlarvi del contest, quindi della possibilità, se avete piacere, di mandare le foto delle vostre pagine, qualcosa che avete scritto, che per voi è significativo, i disegni, quello che pensate sia vi faccia piacere, insomma, condividere. Potete inviarle a Labodif tramite la pagina Facebook. E parteciperanno appunto a questo contest, vengono pubblicate. La pagina più bella, più significativa, viene poi scelta. Com'era la questione? C'è una giuria popolare, c'è una giuria tecnica. C'è una cosa tipo Sanremo, comunque c'è una giuria popolare e una giuria tecnica. La pagina più bella è quella che poi dà il titolo all'agenda dell'anno successivo. Vi faccio vedere, questa è la pagina che ha dato il titolo all'agenda dell'anno scorso. È una pagina, secondo me, strepitosa. Il titolo dell'anno scorso era La parola ormai non esiste. E questo è il disegno che ci è stato mandato. Vedete? Sì. C'è questa donna con questi capelli lunghissimi. La parola ormai non esiste, è il titolo dell'agenda dello scorso anno. Il contest è sempre attivo, però mi diceva la redazione che per una questione Cronos, appunto, diciamo il periodo migliore è sempre gennaio-giugno, perché poi a un certo punto pare che si debba andare in stampa. per forza. E per concludere io guardo Susi e Tiziana per eventuali desideri e mi farebbe però molto piacere potervi leggere
un brevissimo brano che è di una allieva alla Bodhif stupenda, Chiara Aurora. Mi fa piacere perché è forte il racconto anche di un disagio rispetto al peso di avere un'agenda del genere nella borsa, cioè, mo che me ne faccio. È una pagina di eccezionale corpo e anche sincerità, e poi perché Chiara Aurora, così come Anna Chiara, mi fa piacere insomma nominarle. Il loro nome impreziosisce questa stanza perché ci sono state molto accanto nell'organizzazione di questa giornata, hanno fornito i materiali a stampa che avete qui e c'è stata una grande relazione e una grande cura, quindi mi fa piacere insomma che siano con noi, sono veramente preziose. E, eccola qua, ce l'ho qui, e vi leggo questa lettera. Mi fa piacere leggerla io. Volete? Sono molto contenta. C'è un altro microfono, comunque, questo cortino. Inizia qui. Scusate, è tutto in diretta. Dovete avere pazienza. No, va benissimo, infatti mi stavo preoccupando, ho detto che è successo. Stava andando troppo bene. No, no. Ci possiamo un po' chiare il silenzio, no. Allora, penso che dovrebbe essere dritta. Vedi un po'. Che succede? Sì. Okay. Ci sono 30 persone che ci stanno seguendo. Ciao. Ciao. Ciao a tutte voi qui. È il primo anno che la uso davvero. Sono passati ormai 11 giorni e l'agenda Labodhif è sempre con me. È il primo anno che la uso davvero. Il primo anno, 2019, arancio, mi fissai che l'avrei usata come diario magico, ma l'agenda rimase bianca e oggi è il mio quaderno di appunti dei nostri corsi. Il secondo anno, 2020, blu, mi dissi che l'avrei usata come diario dei sentimenti, naufragio bis. Non ci ho scritto più nulla dopo un gennaio folle. Si prepara a finire il suo tempo rinascendo taccuino come la 2019. Il fatto è che tenevo una agendina mini per gli impegni quotidiani, quindi la roba noiosa e ufficiale stavano in una mini agendina, tascabile e portatile. Mi dicevo che l'agenda Labodhif dovesse essere destinata a qualcosa di meglio, di più profondo. Mancavo clamorosamente il punto. Ho deciso di non avere altre agende. Quella agenda grande e compatta non può passare inosservata. C'è, ed è enorme, borghesiana direi. Ha stanze e stanze e stanze, e aprono altre stanze, stanze, stanze. Leggendo di Virginia Woolf e di come voi l'avete ascoltata, spazi vuoti improvvisi tra le pagine, nel creare questo quaderno del tempo, ho capito finalmente cosa avevo dimenticato o dove mi stavo perdendo. Io separavo il mondo ufficiale dal mondo interiore, Kronos e Kairos. Li separavo. Il primo, concretato dall'agendina mini, era un grumo di impegni senza sale. Il secondo, concretato dalla mia personale interpretazione dell'agenda Labodhif, era un oceano in cui annegare senza alcuna direzione. Ho deciso dunque di non avere quest'anno altre agende. Ho scelto lei e ho accolto la sua novità e straordinarietà. Ho sentito che i quadrati si rompevano. Questa cosa delle pagine, per esempio, che a volte hanno un Lun Mar, a volte solo Jo, a volte solo Sab, Dom, a volte nulla, solo una frase dall'apparenza innocente, vaporosa, semplice. Il fatto di non poter visualizzare a colpo d'occhio l'intera settimana. Ora una pagina uguale due giorni, oppure una pagina uguale un giorno, è una tasca di vuoto bianco, oppure una pagina uguale un foglio bianco bianco, intitolato semplicemente Note. Ho proprio sentito i quadrati che si rompevano. Le pagine hanno forma quadrangolare, ma hanno preso a giocare a essere tonde. Ho iniziato ad appuntare cose importanti che prima avrei destinato a fogli sparsi o altri diari, quelli preposti allo sfogo dell'anima. Ho iniziato a darmi consigli. Intimità accanto ufficialità. Leggo le vostre frasi, di madri o proprio vostre, echi di altre frasi che già ho ascoltato con voi
o da voi e scrivo delle parole in risposta o altri echi. Ci sono confidenze che non faccio con nessuno, intimità accanto all'ufficialità. Parole tenere e preziose che hanno adesso un posto dove raccogliersi. Cose che rintoccano. Ed è solo un'agenda, pensate, soltanto un'agenda. E ci si sente così, vive e intere, a viaggiare con questo strumento nel mondo, così pronte all'avventura. Grazie d'averla fatta conoscere così miracolosa com'è. Grazie d'avermi ricordato che ogni vita è una vita da scrivere, anche la mia. Grazie a te. Che ci sta vedendo. Grazie Chiaru. Che voleva anche essere collegata. E ho desiderato leggerla perché io sono stata così. Cioè io che ho dalla prima... Buonasera. Io che ho dalla prima, cioè qui ci sono le mie aziende che ho portato perché come se dicessi c'è la storia, diciamo, della mia vita lì dentro, però la mia vita all'inizio, nel 2019, è completamente vuota, perché come Chiaru ha scritto benissimo, era qualcosa di talmente prezioso che aveva bisogno di qualcosa di importante, e invece io non avevo, secondo me, dall'assenza di cui parlavamo prima, non c'era niente di importante, oppure chissà quando sarebbe arrivata questo momento importante in cui scrivere. Però nella relazione, nell'ascoltare, nel leggere ogni tanto qualcosa, piano piano con i miei tempi, questa è stata una cosa molto molto magica, direi, ecco, la magia è quello che io vedo in questa agenda, la magia di scoprire che quello che sembra banale ai miei occhi, nel momento in cui mostro la vera me, è la mia preziosità. E nelle parole scritte, queste parole corpose che hanno a che fare con un sentire profondo nella pancia, che ti risuona poi come un comportamento immediatamente da scrivere, perché c'è questa vita da scrivere, è diventato piano piano qualcosa che appartiene a me. Quindi è la mia agenda in cui gli appuntamenti... Io per esempio non usavo i taccuini, io usavo il cellulare. No, sul cellulare ci sono gli appuntamenti, gli orari, a che ora. L'agenda è qualcosa di intimo. Invece questo mettere insieme ufficiale e profondo, intimo e manifesto, è l'interezza della mia vita, per cui è comodo. Ecco, è come se io dicessi ora sto a mio agio, perché c'è comodità di stare così nella vita. E da questo punto di vista anche la parola agenda, come se non aggiungendo agenda Labodif, perché l'idea di agenda nella nostra, diciamo, mente c'è l'obbligo di mettere degli appunti, di scrivere delle cose, di mettere qualcosa che rimane fisso perché mi dimentico. Invece questo che io vorrei chiamare più libro della mia vita annuale, in un progetto che continua con virgole e virgole di anno in anno, ha a che fare con una storia che, quando poi lo vai a riprendere, scopri che c'è una storia che stai costruendo e dura tutta la vita. Quindi c'è magia. Ecco, quello che mi sento di trasmettervi, di condividere insieme, è questo aspetto della magia come qualcosa che si manifesta come in queste frasi che nell'arco dell'anno sono frasi o parole e poi alla fine terminano, che non è un termine, ma una, diciamo, un mettere insieme, un tenere insieme tutte le parole che diventano una poesia. Ecco, la magia di Labodif, e l'agenda lo rappresenta in maniera veramente potente, è che la nostra vita può essere scritta come una poesia. E questo è molto, molto, molto... lo dire quasi con un sapore. È saporoso. Cioè, è qualcosa che ti fa venire voglia di dire voglio assaggiarla. Ecco, questo è infatti... Io adesso scrivo, nella data di oggi
che sono qui da Io ci sto con voi e dopo mi mettete le vostre firme, magari anche con qualche dedica. Bello. Ottima idea. Come ci siete arrivate all'Harmonic? Qual è stato il vostro percorso? Credo che sia interessante saperlo, magari Tiziana ce lo vuoi dire tu. Si è sentito? Allora, come ci sono arrivata? Da quanto tempo ci siete? Se vogliamo dar retta a Cronos, perché comunque siamo umani e quindi gli anni comunque scandiscono. Certo. Beh, io ho iniziato a seguire la pagina tanti anni fa e la seguivo un po'. Oddio, che cosa meravigliosa, però forse non è fatta per me, no? Cioè, la guardavo un po' così. E come diceva Susi, con i miei tempi ci sono entrata, cioè sono entrata in risonanza con quella modalità. Ho iniziato a seguire, mi sembrava ci fosse una traccia, intuivo che c'era una traccia che andava in qualche modo seguita ed era una traccia fatta di impronte di quelle che poi ho imparato a chiamare madri. Non lo sapevo all'epoca, però a istinto ho seguito. E quindi da una fruizione di un social, che non è neanche una cosa che mi appassiona particolarmente tra l'altro, però lì c'era qualcosa e quindi mi sono affidata e dopo insomma vari tentativi sono arrivata alla scuola Bodif, anche lì con i miei tempi, perché questo c'era, io sentivo che lì dentro c'era il mio ritmo. Non ero costretta, non c'era niente che mi facesse sentire stretta, scomoda. E quindi ho detto, vado. E dov'è materialmente la scuola? Come vi... La Labodif è dove ci siamo noi. Non c'è una sede fisica. Dal punto di vista diciamo proprio organizzativo, un po' quello. Con il microfono usa quello che va anche meglio, lo devi accendere, però è acceso. Sì. Ok, dal punto di vista diciamo organizzativo chi ha è acceso? Sì, secondo me non è acceso. Abbiamo si sente ragazzi, allora dal punto di vista organizzativo chi ha voglia di avere informazioni può scrivere a formazione@labodif.it. Attualmente dopo la fase Covid vengono fatti dei webinar.com, sì. Va bene, c'è un dubbio, comunque su Facebook trovate tutto sulla pagina Labodif e attualmente ci sono insomma dei webinar dopo la fase del Covid, è stato un momento è stato raccontato dalle maestre come un momento di grande fatica e riorganizzazione, in realtà ha prodotto cose fortissime e bellissime. Si possono iscrivere tutti a questi webinar? Assolutamente sì, potete diciamo, inviare sicuramente tutte le richieste di informazioni e vi risponderà di tutto. In cosa consiste? Federica, però se continui o togli la mascherina o usi il microfono. L'oggetto di questi webinar, così facciamo anche un po' di pubblicità e se qualcuno vuole iscriversi, allora, se vi fa piacere, no? Perché appunto l'agenda credo che sia veramente Trovate sicuramente sul sito. Per quello che riguarda diciamo il contenuto e le proposte della scuola Labodif, davvero vi invitiamo, il percorso diciamo tipico è proprio quello che ha descritto Tiziana, vi invitiamo sicuramente a seguire la pagina, a cercare una risonanza, fatevi un po' pollicino in questo, no? Ci sono tutte le informazioni e per ognuno diciamo poi è un percorso diverso, la volontà di iniziare e di scoprire. Labodif si propone davvero di insegnare, di suggerire un modo di afferrare la realtà e poi si va e si inizia. Personalmente vi do un'esperienza, sì. A me mi ci hanno mandato perché una cosa che capita molto spesso è di avere una mandante, noi diciamo proprio chi è la tua mandante, la mia mandante è stata Tiziana e io ho iniziato senza sapere assolutamente di cosa si trattasse, ma semplicemente perché l'entusiasmo e l'agio
che vedevo in Tiziana che aveva iniziato a seguire questi corsi è stato tale da farmi dire io voglio vedere di che si tratta. Avrebbe potuto succedere qualunque cosa, potevano anche insegnare a cucinare un coniglio alla cacciatora piuttosto che parlare di ingegneria meccanica, io ero lì disponibile alla qualunque ed è stata una scoperta bellissima, quindi vi invitiamo certo a seguire la pagina social, a lasciarvi incuriosire e trovate tutte le informazioni, c'è cioè una segreteria, una redazione carinissima che risponderà a qualunque domanda. Ok, quindi vi lasciamo un po' nel vuoto su questo. Sì, vi lasciamo nel vuoto. Che è bello, eh? È bello stare nel vuoto. Sì. La stiamo imparando. Quindi non si può sapere se oltre all'agenda c'è qualche altro frutto. Allora, come altri frutti importanti editoriali? Editoriali? No, come cose editoriali al momento no. C'è l'agenda. O di altro genere. C'è sicuramente l'agenda, c'è il video del TED, c'è una redazione che produce in maniera incredibile perché la pagina è ricchissima, quindi il lavoro che viene fatto per la pagina è veramente molto corposo e per ora quello diciamo è la prima produzione. E poi c'è un centro di ricerca che funziona e va avanti, insomma, sicuramente. Okay. E poi la scuola. I corsi, dicevi corsi, tu parlavi di corsi, sì, corsi vengono cioè, un tempo scandito pure là. Anche qui c'è una calendarizzazione, tutte le informazioni o sono sulla pagina, sono oppure sulla pagina, c'è la calendarizzazione per già per tutto il semestre e poi info@labodiffo.it o.com. Io volevo chiedervi se qualcuno di voi già usa l'agenda. Non c'è nessuno di voi che già. Se vi va. Cioè come la signora ha detto di sì. Di questa diciamo esperienza avendola anche letta. Sono costretta. No, costretta no. Se ti questo va. Mai. Era una battuta. Ah, ok. No, sollevare il microfono. No, io la primo anno che ho acquistato l'agenda e mi sta succedendo un po' quello che appunto succede a tante, cioè all'inizio ho detto, beh, aspetto scriverci delle cose importanti, belle, significative. Poi sto cercando di, adesso in questo momento, beh, io, come si capisce dal mio accento, non sono qui, sono di Savona, sono qui in vacanza e non me la sono portata dietro per una questione anche di peso aereo, ma insomma sto prendendo appunti mentali e poi scriverò e vorrei appunto arrivare a usarla come in questo modo, ecco, quindi in modo libero, in modo sereno. E senza l'obbligo ovviamente di doverlo usare, quindi mi ritrovo molto in queste, mi conforta, ecco, sentire che questi inizi così un po', no, poi io sono una che purtroppo ha una pessima calligrafia, proprio pessima, nel senso pessima, già era pessima prima, poi dopo 30 anni di uso del computer, diciamo che ormai non si può neanche parlare di calligrafia, quindi per me è già anche faticoso scrivere, ma è un bellissimo esercizio e quindi... E sono insomma, anche curiosa di tutto il resto e poca alla volta mi avvicinerò ancora di più. Grazie comunque del vostro lavoro perché è meraviglioso. Qualche meraviglioso. Uomo è solo il femminile. Come no. Perché mi hai parlato, mi avete sempre andato, abbiamo dato interessante. Microfono. Un dato diciamo così numerico però interessante. L'altro giorno ci dicevano le maestre che quando hanno creato la pagina Facebook il 97% delle persone che seguivano erano donne. Adesso la pagina Facebook è seguita, abbiamo numeri importantissimi, tra l'altro la scorsa settimana, in una settimana sono state 4 milioni e mezzo di visualizzazioni. Quando ci sono notizie di cronaca i numeri sono gli stessi del Corriere della Sera o della Repubblica. Quindi come questo sguardo no, particolare in realtà colpisca la grande, attualmente abbiamo quasi raggiunto la parità perché mi sembra che siamo arrivati al 47% di uomini e 53% di donne, quindi c'è un enorme interesse, c'è un grandissimo interesse assolutamente anche da parte degli uomini rispetto ai contenuti di Labodi. E mi capita che qualche uomo vi mandi qualche lavoro del contest? Ci sono uomini che usano l'agenda, ci sono uomini che usano l'agenda, assolutamente sì. Creano. Assolutamente sì. Ma poi affrontate tutti gli argomenti? Sì. La vita?
Infatti, la vita dall'uscita del libro di Harry. Maestri, allora, Gianna, maestre, Gianna, allora, sono le nostre fondatrici, Gianna Mazzini. Ah, quelle sono così. Gianna Mazzini e Giovanna Galletti sono le fondatrici che vengono i corsi, eccetera. Stanno a Roma? No, un spasso, una a Roma, una in Alta Italia. Milano. E poi c'è una redazione chiaramente che lavora alacremente ai contenuti dei social, perché chiaramente è una pagina molto corposa e quindi c'è una redazione attentissima che lavora. Comunque possiamo anche immaginare in futuro un altro. Non si sente? No, pensavo, potremmo anche immaginare in futuro un altro tipo di incontro in cui possono proprio venire le fondatrici. Noi siamo qui, via Cimarosa 20. No, in realtà però speravo che ne parlasse Gabriella di questa proposta. Sì, diciamo che la proposta di Maria Rosaria e di Io ci sto era quella di creare la possibilità di un appuntamento mensile rispetto anche all'agenda. Quindi come va con l'agenda, chi la usa, chi non la usa, incontrarsi su qualche tematica, su qualche pagina che magari ci ha colpito, eccetera. Perché no? Noi ne abbiamo già parlato, la redazione lo sa, ne abbiamo parlato anche con Gianna e Gio, e c'è tutta la disponibilità, insomma, ad aprire questo tipo di lavoro e farlo diventare un appuntamento. Sì, perché no, assolutamente. Anzi, grazie. È in giro, c'è una pagina con un filo rosso bellissimo. Sarà in giro, dopo la recuperiamo. È un filo che fa il filo. È un filo che fa il filo, va bene. E quindi grazie. Io ho una domanda. Avevo una domanda. Sì. Quando avete iniziato a parlare della realtà dell'agenda, del fatto di viverla con consapevolezza del proprio tempo, della propria vita, continua a tornarmi in mente il concetto di ikigai giapponese. È come se in qualche modo voi foste riuscite in modo naturale a ritrovare una dimensione di ikigai non orientale ma occidentale, o magari forse una dimensione. Allora, Ikigai è proprio la consapevolezza del qui e ora, cioè ci sono, e qualsiasi cosa io stia facendo la devo fare consapevole di quello che sto facendo e felice di quello che sto facendo, sapendo che non è mai tempo sprecato, se anche sto lavando i piatti, se anche sto portando una spazzatura fuori. quello che mi è piaciuto molto e che ho ritrovato nella vostra agenda è appunto questa consapevolezza di non lasciarmi rubare il tempo, perché molto spesso noi, quando siamo impegnati in attività noiose o magari troppo imposte o obbligatorie, tendiamo a vagare con la testa e a immaginare quello che poi faremo, quando lo faremo, e l'unica cosa che viene fuori è un senso di frustrazione grandissimo, almeno per me è stato così. Appuntamenti mancati. Sì, ma appuntamenti mancati con noi stessi, appunto, perché finiamo per fare in modo ripetitivo e automatico le cose che non ci piacciono, sognando come avremmo invece potuto impiegare quel tempo, e col risultato che alla fine questa equazione ci porta al disastro. E invece scoprire il bello, scoprire l'originalità anche del lavare i piatti o di sparecchiare. Io adesso, ecco, da quando io uso l'agenda, purtroppo anche io scrivo poco, perché come la signora non mi piace la mia scrittura, vorrei disegnare molto di più, non mi piace come disegno, per cui molto mi affido ai ritagli. Bello.
bellissimo, lo scrapbook è bellissimo, va fortissimo. Lo so, me ne sono accorta. Però ecco, il valore aggiunto nella vita che mi ha dato l'agenda è stato proprio il fatto di sforzarmi di restare presente in tutto quello che faccio, soprattutto nei momenti noiosi o nei momenti dolorosi. Mi ha insegnato anche a accettare quando c'è dolore, vivermelo. E va meglio, mi sento una persona molto più equilibrata e serena, quindi grazie la Bodhif. Grazie a te, Maria Rosario. No, mi ricordo se anche tu volevi dire qualcosa sulla gente. Io ho usato l'agenda 2022. L'ho usata tutto l'anno, ho scritto ogni giorno, me l'ha regalata Gabriella, diciamo in una maniera varia e variegata, io ho sempre amato le agende. Temo di averla scritta una lista della spesa il 1 gennaio. Ho scritto tutti gli appuntamenti dell'anno, qualche riflessione, ho sottolineato le pagine da me insomma più amate, a me è piaciuto tanto il mese di ottobre. Ho fatto i cuoricini ogni volta che leggevo la parola radici, e poi è terminata e il mio anno forse comincia adesso perché comprerò l'agenda 2020 stasera. E quindi partecipa a Conte. Partecipa a Conte. Grazie Gabriella. Sì. Cioè, dall'incontro di stasera sembrerebbe che possiamo smettere di dare soldi agli psicologi, basta comprare l'agenda, chiaramente è un in più che ci può aiutare e anche da, cioè, come l'ha raccontata Maria Rosaria, magari fosse così semplicemente leggendo. Però una cosa mi è piaciuta moltissimo di questa serata, è un po' l'incontrario di quello che dicevo prima, no? Quando si assiste alle presentazioni spesso e volentieri si deve vendere, noi siamo qui per vendere, siamo relatori anche per vendere il prodotto e alla fine viene raccontato un mondo che è quasi inesistente, si torna a casa, si apre il libro e dice madonna, ho sbuttato i soldi, che cosa ho comprato? A volte capita, non sempre, però succede che i relatori sono talmente tanto bravi da aumentare quello che invece è la bellezza di stasera, creare le aspettative, appunto le famose aspettative, che credo che queste aspettative che noi abbiamo verranno ampiamente ricompensate, non rimodulate, oppure rimodulate su noi stessi sicuramente, perché la Bodhif necessita di incontri, necessita di spiegazioni, necessita di raccontare le emozioni, le sensazioni, non si può comprare e basta, o noi non potevamo venderle e basta. Se questo incontro l'avessimo fatto prima di Natale sarebbe stato meglio, certo. Perché sicuramente a Natale sarebbero, io le avrei regalate al posto di, io le regalo spessissimo libri, mi sembra giusto, però l'ho sempre fatto anche prima della libreria, avrei regalato anche, succederà per il compleanno, non mastico, però lo farò a prescindere. Che è una decisione. È una decisione. Certo, era oggi. Oramai sono anche partite le mie amiche, quindi insomma sarà un po' difficile, vedremo. Però appunto è qualcosa, questo deve essere raccontato. Magari un libro deve essere letto e poi discusso, invece la Labodif deve essere raccontata. Deve essere veramente, deve essere spiegata, perché se non si spiega non, è un mondo così diverso, è un mondo parallelo, sconosciuto. Io me l'ho scritto su Facebook, no? Ci sono proprio precipitata, però precipitandoci con il sorriso, come credo usciremo tutti da qua dentro con il sorriso, perché è stato proprio bello. Grazie Federica. Grazie a voi.